vive con questa vettura incredibile, motore V16, 8000, 4 turbo compressori, insomma una vettura potentissima che Stefan Winkelmann, presidente Bugatti, porta per le strade di Torino per inaugurare questa President Parade. Grazie Stefan, io ricordo che per 5 giorni la Bugatti Divo sarà nello stand Bugatti, quindi chi non l'avesse ancora visto vi invito a farlo. Adesso Stefan esci solo e allineati perché aspettiamo le Formula 1 che ritornano, quindi vai tutto il più avanti possibile e poi iniziamo a fare l'allineamento. Proseguiamo. E adesso guardate, sta passando un'altra di quelle vetture da sogno, la Dallara stradale di Andrea Pontremoli al volante. Dallara che, Davide, ricordi, fu la vettura che si regalò anche l'ingegner Dallara per il suo compleanno, quindi... E fatemi dire, Sabina, scusami, che costruttori in Formula 1 hanno fatto la storia del motorsport, Dallara macchina fantastica. Ecco, guardatela che strana questa BAC, Briggs Automotive Company, è un costruttore inglese, una macchina velocissima e che ha stabilito il record di velocità nella salita di Goodwood, quindi una macchina molto divertente, Pagani, eccola! Vi ricordo che festeggiamo quest'anno i 20 anni di Pagani Zonda e invece qui abbiamo una Pagani Huayra, Orazio Pagani geniale che ha portato le supercar con questa azienda in tutto il mondo, prodotte in Italia ma in genio Argentina in questo caso. L'ho personalmente guidata in un aeroporto in disuso, questa macchina è un gioiello, orgoglioso di averla provata, macchina stupenda, potenza incredibile e sono veramente meravigliato di vederla qui a sfilare. Grazie mille. Grazie. Ed eccola passare un'altra di quelle one-off da sogno, solo 5 esemplari già tutte vendute. Ital Design porta la 01 con Umberto Giorio al volante, Cristian al volante e abbiamo questa vettura, è una delle one-off che voglio dire in questo momento stanno veramente portando alto il genio di Moncalieri perché è fatta tutta Moncalieri questa. Esatto, abbiamo fatta e abbiamo fatto tutta Moncalieri, quindi siamo felici e poi Valentino porta bene perché il debutto su strada l'abbiamo sempre fatto qui e quindi siamo contenti. Grazie, Ital Design 01 alla Parco del Valentino, mentre passa con questa strepitosa Kangaroo l'Hyper Sup di Fabrizio Giugiaro, GFG Style, presentata al Salone di Ginevra. Come navigatrice, la direttrice del Mauto, del Museo dell'Auto di Torino, questa è una vettura incredibile perché nasce come proprio Hyper SUV full electric, totalmente elettrico, che può raggiungere su qualsiasi tipo di fondo stradale, che sia dalla pista, la strada, l'off-road, la velocità di 250 km orari, senza sentire scossoni, però voi adesso andate piano. Qualche sassone glielo diamo. Voglio aggiungere una tecnologia incredibile unito ad un design che in pochi al mondo sono capaci di fare, un orgoglio. E dopo Fabrizio Giugiaro, ecco Giorgetto Giugiaro con la sua Sibilla, sempre GFG Style, un'altra vettura elettrica che Giorgetto Giugiaro si è regalato per i suoi 80 anni, è venuto a fare questo piccolo regalo e guardate le soluzioni anche in questo caso, Davide, assolutamente la tecnologia abbinata a una purezza stilistica totale e ovviamente al pieno rispetto dell'ambiente perché sapete che qui al Parco Valentino quest'anno si parla sempre di più nuove propulsioni e quindi di tutte quelle vetture che da elettriche a ibride, poi abbiamo persino l'idrogeno con la Mirai Toyota, quindi potete andare, grazie, fate ammirare la Sibilla con Maria Leitner, collega Rai, la concorrenza, Davide, la concorrenza.
Diamo il benvenuto anche a questa Moncenisio, Porsche Moncenisio, con Maria Paola l'abbiamo persa, Alfredo Stola, abbiamo perso Maria Paola, abbiamo il figlio, è questa Moncenisio su base Cayman, bellissima vettura che anche in questo caso è realizzata da carrozzieri torinesi, portando avanti il Made in Italy e tutto quello che il genio del Made in Italy può fare. Grazie. Fabrizio Faltoni, presidente di Ford Italia, con Marco Alusaffi su questa meravigliosa Ford GT a pochi giorni dal termine della 24 ore di Le Mans. Questa è una vettura che ha fatto sognare, l'ultima generazione di Ford GT è stata presentata proprio a 50 anni delle storiche vittorie Le Mans della Ford GT40. Ford che ha appena concluso il programma sportivo di 4 anni, che ha visto podi a Daytona, alla 24 ore di Le Mans, insomma una delle vetture più da sogno in assoluto. Ecco, sospensioni adattive, ci ha appena fatto mostrato una parte della tecnologia di una vettura che è stata un classico nelle corse e ha fatto veramente la differenza con risultati incredibili nelle competizioni a livello internazionale. Grazie, allora grazie a Fabrizio Faltoni, presidente di Ford Italia, e Marco Alusaffi con questa meravigliosa Ford GT che ci ricorda le glorie sportive di Ford. Vi ricordate l'epica battaglia Ford-Ferrari alla 24 ore di Le Mans, che rimase epica per 4 anni? Ford vinse Le Mans battendo Ferrari, e tra l'altro, Davide, c'è questo film in uscita a breve della Warner Bros. Che racconta proprio dello storico duello sportivo fra Ford e Ferrari. So tutto, adesso ho messo a fuoco. Allora, questa vettura è stata presentata a Dubai ed è incredibile, Davide, a me ha sorpreso, perché la Giannarelli ha una tecnologia che permette di essere estremamente divertente ed è leggerissima, ha circa 800 kg di vettura, motore Nissan potenziato, se non sbaglio, e soprattutto un costo, cioè voi state vedendo passare vetture milionarie, e questa, se non sbaglio, è una vettura tra i 60 e i 70 mila euro, non è una vettura carissima, quindi con un costo, insomma, abbordabile. Adesso dice no, volevo fare il fenomeno che passa, costa di più, vabbè, costa di più. Eh? 100, è andata su, vabbè, con gli optional, con gli accessori. Comunque è sicuramente una vettura molto divertente, che consente di avere così un'auto da corsa, leggera, estremamente performante e divertente, senza spendere proprio una fortuna. E con la Giannarelli salutiamo ovviamente Anthony Giannarelli, mentre su questa Ferrari Umberto Palermo, con la Superfast, Umberto Palermo che... Sabina, just let me introduce Anthony Giannarelli, is also the designer of this car. Anthony is coming from Dubai, designer and founder of this car. Thank you very much to be here, we really appreciate. Enjoy the parade, a lot of people is waiting for you in here, Roma. There is a lot of people, so please enjoy. Umberto, grandissimo, buon divertimento Umberto. Gaetano Torel sulla Citroen tipo A, la prima Citroen, 100 anni festeggia, questa macchina ha 100 anni. Un grandissimo applauso perché festeggiamo i 100 anni di Citroen con questa macchina meravigliosa, complimenti e grazie. 1919-2019, 100 anni di Citroen. Ok, now guys, let me introduce you. From Dubai again, this car is a hypercar. The president and founder of the company is Mr. Ralph Dabas, just arrived with a flight from Dubai. This car is the W Motor Fenrir hypercar.
in Italian, sorry Ralph. Probabilmente vi ricordate, questa è l'auto di Fast and Furious 7 che volava da un grattacielo all'altro, quindi è stata protagonista di questo film. Questa è la nuova, quella era la Lycan, lui ha portato la nuova macchina che sta sviluppando, una macchina da circa 3 milioni di euro. Thank you very much, Ralph. Enjoy. All the people is waiting for you. We really appreciate. Enjoy, please. Allora, qui abbiamo un campione, l'abbiamo premiato prima. Enzo Garelli ha vinto 4 mille miglia, un grande collezionista, ci regala 4 Ferrari, una parte della sua collezione. Enzo, questa è una parata, so che tu sei per le corse, ma ti divertirai. Grazie mille Enzo, buon divertimento. Allora, anche qua. Ma che meraviglia, qui vediamo transitare i 12 cilindri Ferrari, quelli proprio che fanno battere il cuore. Allora, l'abbiamo premiato prima, è collezionista, chiamiamolo per gli amici Greg D, ci regala tutta la collezione Ferrari, F40, F50, Enzo, FXK, questa è la F50, buon divertimento Giorgio che è la guida, grazie e a presto. E guardate cosa sta arrivando, il Ferrari Daytona Plexiglas al volante, Leonardo Fioravanti, questa è la vettura disegnata da Fioravanti, una delle ultime meraviglie prima dell'ingresso di Fiat come azionista di maggioranza in Ferrari, questa vettura battezzata Daytona proprio perché ricordava la vittoria l'anno precedente di Ferrari alla 24 ore di Daytona, e questa è una di quelle vetture veramente più ricercate dai collezionisti. Poi venne chiesta dal mercato americano in versione Spider, ma insomma questa versione Daytona Plexiglas è in assoluto la più ricercata dai collezionisti. Io lo conosco, quest'uomo si chiama Massimo Navata, grandissimo pilota, so che la Ferrari ti sta aspettando, grande. È lui, ciao Massimo, è lui, un campione, è in tutte le piste, Ferrari 488 pista, ma è un corridore a tante macchine, grazie Massimo. E arriva in tutta la sua meravigliosa eleganza, la Mercedes 300 SL, ali di Gabbiano, le vogliamo su queste ali, presidente Ralf Jelinek, presidente di Mercedes Italia, questa è una vettura in assoluto che è rimasta nel cuore della storia. Vogliamo tirare su queste ali di Gabbiano, presidente? Per la gioia dei fotografi, l'apriamo un attimo, l'ali di Gabbiano l'apriamo perché questa ovviamente telaio tubolare sarà per me, grazie, vetture in assoluto che è stata eletta da una giuria internazionale tra le auto più belle del Novecento. Grazie a Radek Jelinek, presidente di Mercedes Italia. E adesso una macchina che potrebbe essere veramente il futuro. Al volante il presidente di Sergio Dick. Thank you very much for being here. This car is fully electric. It's 3D printed. And the cost is going to be around 10,000, 10.000 euro. La storia di Ferrari, una delle vetture che rimane una delle più ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. La vettura che compie 50 anni, nel 1979, mi porta veramente bene. La dedico a mio padre che ne ha avuta una. E la Dino è la prima macchina che mio padre ha fatto senza fuoco. Grazie, bellissima la storia raccontata da chi questa storia ci vive. Simone Bertolero che porta questa una vettura straordinaria. Simone Bertolero sarà qui sabato per il concorso d'eleganza a Parco del Valentino con tutte vetture straordinarie come questa. Assolutamente Simone, c'è tutta Torino che ti aspetta, buon divertimento e regalaci un'emozione.